Io rischio di morire tutti i giorni e lo so, ma ormai l'ho metabolizzato. Io non ho paura di morire. Io oggi sono diventato una sorta di anti-omertà. Io, se sono alla torretta, anche per far capire che deve diventare normale quello che ancora adesso paradossalmente non è normale. Se ancora oggi ci sono persone, si riempiono ancora di questa parola infame, hai collaborato, eccetera, eccetera. Io, con la mia presenza alla torretta e a Napoli, voglio far capire a queste persone che l'omertà è un'ipocrisia, e lo dimostra il fatto che io cammino nel mio quartiere d'origine e cammino per tutta Napoli. E in secondo luogo voglio far capire che questa cosa qua, il denunciare, non deve essere un tabù, che poi è un ipocrito tabù, deve essere una cosa più normale di questo mondo. Lo so, corro dei rischi, ma l'ho preventivati e non ho paura. Subisco minacce di morte tutti i giorni dai vari quartieri di Napoli, la maggior parte sono di Secondigliano. Account fake, però ovviamente dietro c'è sempre una persona fisica. Si accaniscono sulla mia persona, ma non per il fatto del collaboro di giustizia, solo perché oggi io, attraverso TikTok, mando delle messaggistiche che vanno a cozzare con la loro realtà, cioè la loro realtà camorristica, la loro mentalità. Cioè, la questura sta corrente dei progetti che stanno facendo sulla mia persona. Più passa il tempo e più si sta stringendo il cerchio. Io lo so. Io non metto al corrente alla questura per cautelarmi. Metto al corrente alla questura, sai perché? Perché voglio far capire a queste persone che Gennaro Panzuto non sapeva solo sparare. Gennaro Panzuto ha anche una testa. E avendo testa, cosa che loro non hanno, io sono 100 passi avanti a loro. Io, se non avevo paura in passato, che non ero nel giusto, perché devo avere paura adesso che sono nel giusto? Chi se ne deve andare da Napoli, chi non merita Napoli, sono questi balordi. Una volta mio compare, malavitosamente parlando, dopo che io feci un'azione molto articolata, mi guardò e mi disse: ma vorisci una cosa, ma tu che tieni paura? Lo sai cosa gli disposi? La picciai. E ancora oggi, anche se sono un uomo cambiato, a me l'unica cosa che mi fa paura, ho paura della vecchiaia. Poi vedendo che comunque sia, ho avuto un forte impatto sulla fetta dei giovani, che è la fascia più sensibile a questi fenomeni delinquenziali, camorristici, ho deciso poi di intraprendere il discorso TikTok. I consigli che do fondamentalmente, soprattutto ai giovani, e di non fare i miei stessi errori e di non rendersi terreno fertile per il loro fallimento. Sì, perché io sulla mia pelle ho potuto capire che errori che ho fatto in passato ancora oggi mi penalizzano il presente e anche il futuro. E qualsiasi cosa, anche la più banale, come può essere una relazione con una ragazza, diventa tutto più difficile. Allora di conseguenza mi viene in una maniera normale, viscerale, dire a questi ragazzi di non seguire questi falsi miti che potevo essere io all'epoca o quelli attuali che sono rappresentati dalla serie Gomorra, che a volte molto spesso imitano goffamente. Ero convinto che i commenti erano solo negativi, mentre invece poi, come dicevo, a mia sorpresa ho visto che i milioni di visualizzazioni che ho, la maggior parte delle persone sono tutte persone a favore ai miei consigli. Io ho avuto un riscontro davvero gratificante e questa gratificazione davvero mi dà maggior forza nei momenti di sconforto che a volte, umanamente parlando, mi prendono, per continuare ancora a fare meglio per gli altri. A volte mi prendono momenti di sconforto perché vedo dei commenti, a prescindere che, come ti posso dire, cioè subisci minacce sui social, cioè, a che prescindere tipo di minacce? Che subisco minacce di morte tutti i giorni dai vari quartieri di Napoli, la maggior parte sono di Secondigliano. Quando mi vogliono minacciare dicono Maradona, per far capire che il papà del calcio, cioè il papà della camorra, oggi è detenuto e a breve credo che dovrebbe anche uscire. Io non ho paura
di queste persone, in primis mi sento nel giusto, e in secondo luogo poi la cosa più importante, se io ho paura, di conseguenza che posso trasmettere? Perché io oggi, attraverso anche TikTok, io questo cerco di fare, di dare coraggio a chi coraggio non ne ha. E ti parlo di commercianti, di bravi ragazzi che vengono vessati da questi figli di comurra. La parte malsana di Secondigliano si è convinta, autoconvinta, che loro sono il made in camurra, che loro sono la razza superiore in merito alla camurra. Purtroppo questo è stato un effetto collaterale di camurra che purtroppo ha colpito a queste persone che già mentalmente erano contaminate. Io mi ricordo quando ero piccolo, fece una miniserie a Rai 3, si chiamava L'Umbra Nera del Vesuvio, con un giovanissimo Claudio Amendola, Massimo Ranieri, Aldo Giuffrè. Però tuttavia ti posso garantire che le motivazioni che spingevano uno scugnizzo come me ad entrare in discorsi delinquenziali, camorristiche, erano radicalmente diverse da oggi. All'epoca davvero si combatteva la fame, davvero ci mancavano i bisogni primari, che poteva essere anche un paio di scarpe. Oggi le motivazioni sono radicalmente diverse. Oggi paradossalmente questi ragazzi intraprendono la delinquenza, ma non tanto per un fattore di lucro, perché poi fondamentalmente non si guadagnano nulla, perché i soldi che c'erano all'epoca non ci sono più. Ok? Oggi lo fanno solo per raggiungere uno status symbol. Merda era prima, merda era adesso. Inizialmente potevo venire minacciato dalle persone, o comunque sia venivo mal visto da persone che effettivamente vivevano di camorra, e di conseguenza si sono incrociati sul mio cammino giuridico e hanno avuto grossi danni da me. Ma oggi ho tirato la triste conclusione che tutte queste persone, specialmente giovanissimi o comunque sia anche persone d'età, si accaniscono sulla mia persona, ma non per il fatto del collaboro di giustizia, solo perché oggi io, attraverso TikTok, mando delle messaggistiche che vanno a cozzare con la loro realtà, cioè la loro realtà camorristica, la loro mentalità. Cioè io ci faccio capire perché l'omertà non esiste, ma io non lo dico per via che oggi sono collaboratore di giustizia, ma è un dato di fatto scientifico, lo sanno anche le procure, lo sanno anche le questure. Oggi sono un esercito di confidenti. I confidenti ci sono sempre stati, per l'amor di Dio, ma oggi è diventata una gara al tradimento, è diventata una gara a chi deve correre di più sulla questura ad informare cose che riguardano il clan avversario o un suo alleato scomodo. Oggi è diventata una sorta anche di moda. Allora ecco che dico io a questi ragazzi. Ragazzi, voi che idealizzate questi cognomi blasonati, voi dovete sapere che in primis l'omertà non esiste. E i primi che infrangono questa prima regola della camurra, che sarebbe l'omertà, sono i malavitosi stessi. Ti parli di cognomi blasonati mettendoci la faccia e dicendo nome, ti parlo di clan Ricciardi, Contini, Mallardo, tutti i clan blasonati che ancora oggi dettano legge a Napoli, anche se in una maniera insordina. Poi oggi parliamo della malavita spiccia, che davvero è diventato un fenomeno da baraccone. Sgomitano fra di loro a chi deve andare a portare per prima la notizia, la malavita attuale. Si pensa che una volta che si fanno confidenti dal poliziotto di turno, dall'ispettore di turno, dal vice questore di turno, si pensano che hanno una sorta di immunità, o comunque sia usano loro per combattere i loro nemici o qualche amico scomodo, tipo come fece all'epoca Salvatore Lo Russo, no? Che poi si è venuto fuori che in qualche modo, fra virgolette ne metto tante, era convinto che facendo il confidente di Vittorio Pisani aveva lo status, una sorta di 007 con licenza di uccidere, mentre invece poi alla lunga è uscito fuori che tutta questa autorizzazione a fare come gli pareva non l'aveva. Però sono da un anno e mezzo a Napoli. Recentemente sono stato ufficializzato onorario di un'associazione per i diritti ai collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia con sede a Roma, unitamente a Luigi Buonaventura, Valentina Vergani, Luigi Gaetti, ex presidente del DAP, e tante altre persone, e cerchiamo di trovare argomentazione per migliorare questo sistema SCP che purtroppo è in ginocchio.
oggi, a prescindere che mi dà una mano la mia famiglia, perché se non fosse per la mia famiglia, fidati, sarei tanto in difficoltà. Attraverso un mio ex cognato che ha comprato dei comuni a sue spese, e faccio, e li fitto in sostanza. Ho tanti progetti in cantiere. A breve in Inghilterra stanno creando una fiction sulla mia persona, stiamo cercando di mettere giù un libro, e poi sempre in merito al sociale, cioè in sostanza sto cercando la mia strada per fare utile e direttivole, dare un contributo ai giovani, alla società civile. Secondo me la guerra più grande, la sai qual è? Il pregiudizio verso noi collaboratori di giustizia. Secondo me quella è la guerra più grande che io personalmente e altri collaboratori di giustizia come me, senza supporto dello Stato, senza inserimento dello Stato, dobbiamo affrontare. Oggi si vive tanto di internet, una sorta di vita parallela virtuale. Oggi per me questa è la camorra. Questa è la delinquenza, è un qualcosa di virtuale che poi alla fine non ti rimane niente, perché all'improvviso si spegne il computer, non funziona più e tutto quello che è incamerato in quella scatoletta viene tutto perso. Per me oggi questa è la delinquenza e da questo si deve allontanare la gioventù, perché comunque sia la camorra, la delinquenza, questo vivere di 6 mesi di gloria, di questo falso potere, di questa falsa ricchezza, fidatevi che non vi porta da nessuna parte. E poi, nel momento in cui, anche se li concretizzate, queste pseudo ricchezze, questo pseudo potere, la duratura è di 6 mesi, poi lo scotto che dovete pagare vi rimanerà a vita. E non lo dimenticate mai, perché io oggi ho 48 anni, e gli effetti collaterali di una mia condotta scellerata e sbagliata, con regole sbagliate, le pago ancora adesso. Come ti vedi tra 10 anni? Mi vedo vicino ai miei amici che non ci sono più, ridendo e scherzando.